qui ora perché capita a volte che quando uno scrive un racconto si immagini che i fatti del racconto avvengano in un posto preciso, non inventato. Nel caso del racconto che sto per leggere, in una raccolta di racconti diversi uno dall'altro, il racconto l'ho immaginato qui. E quindi lo leggo tutto questo. Adulto era adulto. 50 anni perlomeno, ma forse di più. Con quel bicchiere di carta per raccogliere le monete dei passanti, arreda un viale intero. Ma non cambierà mai quel bicchiere. Nessuno ha timore di lui perché è parte stessa del paesaggio. Da un po' però è inquieto, smania. Lui è lì che si muove più del solito. Molto più di sempre rote alle sue braccia, a scagliare foglie indistinte in un cielo che solo lui vede. Ripete parole, le mormora, non si riesce a capire che cosa dica e scaglia foglie su Padri, foglie. Si fanno amichevoli ma più guardinghi. E madri manifestano preoccupazione per la novità. Il mendicante inoffensivo di ieri forse si sta tramutando nella belva. Tutto un furtivo ed equivoco roteare di foglie e gesti scomposti e mezze voci sospirate che i bambini manco capiscono cosa possa essere e magari si impressionano. E tu che fai? Resti lì con lo sguardo ebete un po' compiaciuto che caspita e neppure ti preoccupi delle creature. Ma che padre sei? Mentre porticano foglie nel vento d'autunno, trovi che i bambini vadano protetti perché quello è sempre stato buono e tranquillo. Però finora, che ne possiamo sapere noi che ci riserva il futuro? Intanto turbina foglie, manco fosse invasato. Già, magari è invasato. E poveri bimbi nostri così prossimi a un folle. Perché una vena ci dovrà pure essere se mulinella foglie in quel modo. Ora magari vado e gli parlo, o se serve gli spacco il muso sudicio. Bastardo, cosa credi di fare ai nostri bambini nel viale? Sguardo ebete e felice su una foglia carpita dall'infinito mulino, perso negli occhi severi di un padre che vede minacciato il suo territorio, parla per primo lo straccione.